La storia inizia nella Tokyo contemporanea. La famiglia Suzuki vive in un grattacielo e non riesce a immaginare una vita senza gadget elettrodomestici. Il capofamiglia Yoshiki è un impiegato che dopo il lavoro ama rilassarsi davanti alla TV. Sua moglie Mitsu ha paura di macellare il pesce vivo che il padre le ha mandato dal villaggio. La famiglia non è abituata a questo tipo di cibo. La figlia Yu passa molto tempo a messaggiare con le amiche, mentre il figlio Kenji ascolta costantemente musica in cuffia. Mitsu chiede al marito di fare una pausa dalla TV e di parlare con i figli, perché passano tutto il tempo il telefono e il computer e non vivono la vita reale. Invece Yoshiyuki, stanco, va a dormire. La mattina dopo, l'uomo si sveglia e non riesce a capire che ora sia. La sua sveglia era fuori uso, così come tutte le sveglie della casa. L'intero appartamento è senza elettricità, mentre il cibo nel frigorifero è deteriorato. I figli sono inorriditi nel rendersi conto che i loro gadget non funzionano. Ciò nonostante, tutti i membri della famiglia si riuniscono per i loro affari. L'ascensore della casa non funziona, quindi devono scendere le scale. Yoshiyuki vuole prendere la metropolitana per andare al lavoro, ma non ci sono treni. Anche le auto e gli autobus si sono rotti, ma nessuno sa perché. Le biciclette sono ora l'unico mezzo di trasporto disponibile per le persone. I vicini dicono a Mitsu che questa è la prima interruzione di corrente in 20 anni. Dicono che l'intera zona sia priva di energia, così le donne decidono di fare scorta di candele e di cibo. Yoshiyuki va al lavoro a piedi. Anche qui non c'è luce, quindi non si accende nemmeno un computer. L'intero edificio è privo di energia. La scuola di Yu e l'università di Kenji sono nella stessa situazione. Mitsu arriva al supermercato. Prende un carrello pieno di candele e l'acqua e si mette in coda alla cassa. Qui è impossibile pagare con la carta e non funziona nemmeno un bancomat. I colleghi di Yoshiyuki hanno sperato tutto il giorno che la luce arrivasse presto, perché senza elettricità sono completamente indifesi. Tornando a casa, Yoshiyuki decide di comprare una bicicletta per sicurezza. La sera la famiglia cena a lume di candela. Non possono lavarsi bene prima di andare a letto perché la pompa dell'acqua non funziona senza elettricità. Per fortuna Mitsu è riuscito a fare un bagno d'acqua completo. La donna esce sul balcone e mira le stelle, che questa notte sono visibili meglio che mai. Ben presto tutta la famiglia si unisce a lei. Non avevano mai guardato il cielo insieme. La mattina del terzo giorno arriva senza elettricità. Mitsu deve lavare i vestiti con le mani in una bacinella. Il capo di Yoshiyuki chiede a tutti i dipendenti di rimanere a casa fino a ripristino dell'elettricità. Ritiene che ora la cosa più importante sia sopravvivere. Yoshiyuki non crede che sia pericoloso rimanere a Tokyo. Chiede al capo ulteriori spiegazioni e corre in strada dietro di lui. Il capo ha già radunato la sua famiglia e va con loro alla ricerca di acqua potabile. Mitsu arriva alla stazione di pompaggio con le bottiglie vuote. Qui si è radunata una grande folla. Gli operai vanno dalla gente e riferiscono che non c'è più acqua. Iniziano le imprecazioni e il panico. Nel frattempo Yoshiyuki si reca in banca per chiedere dei contanti. La gente si mette in coda e si comporta in modo aggressivo. Yoshiyuki riceve un calcio sul naso e corre fuori dalla folla per cercare di fermare l'emorragia. Il settimo giorno gli scaffali dei supermercati sono vuoti. I bambini smettono di andare a scuola. Fuori dalla casa della famiglia Suzuki si tiene una riunione di inquilini. La gente non capisce cosa sta succedendo nel mondo e se l'elettricità viene fornita da altre città. Un vicino crede che se le scorte di acqua e cibo non verranno rifornite, Tokyo si estinguerà presto. Tuttavia, altri decidono di aspettare un altro mese senza lasciare i loro appartamenti perché i ladri stanno aspettando solo questo. La maggior parte dei vicini tratta con disprezzo coloro che scappano da Tokyo. Ben presto, l'anziano vicino della famiglia Suzuki muore. Questo fatto li impressiona, tanto che decidono di trasferirsi temporaneamente nel villaggio di Kagoshima del padre di Mitsui. Yoshiyuki decide che raggiungeranno l'aeroporto più vicino in bicicletta e poi voleranno in aereo perché il percorso non è breve. Yu non vuole andare in un luogo così selvaggio, ma deve obbedire al padre. La ragazza mette in valigia molti vestiti, il fratello tutti i suoi gadget, nella speranza che tornino utili. I membri della famiglia ammassano tutti i soldi che hanno sul tavolo da pranzo, ma non sono sicuri che saranno sufficienti per comprare i biglietti aerei. Tuttavia, Mitsu porta con sé un grosso mazzo di banconote che mette prudentemente da parte. La mattina presto, la famiglia esce di casa in silenzio. Cercano di non attirare l'attenzione dei vicini. Yoshiyuki rimprovera la figlia di essere inadatta alla sopravvivenza, mentre la ragazza crede che il padre sia il più inadatto tra loro. La famiglia ha solo 3 bici, ma in qualche modo riesce a stare in piedi e a viaggiare. Mitsu dice che ai bambini manca l'attenzione del padre e spera che Yoshiyuki riesca a compensare tutto durante il viaggio. La famiglia fa scorta di acqua a prezzo enorme, 2500 yen la bottiglia. Presto la famiglia arriva all'aeroporto, ma gli aerei non volano e la polizia allontana le persone dalla recinzione. Una folla inferocita attacca la polizia, alcuni cercano di scavalcare la recinzione. I Suzuki capiscono che non hanno nulla da fare qui e si affrettano a scappare. La famiglia pernota in un albergo. A cena, Yu propone di tornare a casa, ma il padre dice che andranno a Kagoshima in bicicletta. La ragazza urla, piange
e si rifiuta di andare. Anche Mitsu non crede che riusciranno ad andare in bicicletta fino all'altro capo del paese, ma non c'è più niente da fare. Ora la famiglia ha bisogno di un'altra bicicletta, di una mappa, di acqua e di cibo. Al mattino, Kenji e Yu prendono una mappa per bambini in un supermercato vicino e si rendono conto che Kagoshima è lontana più di un mese di bicicletta. Nel frattempo i genitori notano che la venditrice di riso locale ha una bicicletta. Lei scambia riso solo con acqua e cibo. Così i coniugi Suzuki barattano acqua e due bottiglie di vino da una venditrice per una bicicletta e un sacco di riso. La sera la famiglia arriva in una nuova città. Anche qui non c'è elettricità. I Suzuki decidono di passare la notte vicino alle mura di un museo chiuso. Kenji si sveglia nel cuore della notte e si accorge che un uomo sta rubando una bottiglia d'acqua dalla sua borsa. Il ragazzo si lancia immediatamente all'inseguimento del ladro, ma dopo averlo superato vede che l'acqua serviva per un bambino piccolo. Così Kenji torna dalla sua famiglia senza nulla. Al mattino la famiglia arriva da un lungo tunnel buio. All'ingresso siedono delle donne anziane cieche che si offrono di guidare i viaggiatori attraverso il tunnel in cambio di una bottiglia d'acqua. I Suzuki rifiutano l'offerta, ma si imbattono in auto abbandonate e animali morti nel tunnel. Provando disgusto, tornano indietro e si rivolgono alle donne anziane per chiedere aiuto. Il 16° giorno la famiglia si ferma al fiume. Hanno quasi finito i fiammiferi e non hanno più scorte d'acqua. Yoshiyuki decide allora di bere l'acqua direttamente dal fiume, nonostante gli altri gli chiedono di non farlo. Più tardi quel giorno la famiglia viene sorpresa da un temporale. Lasciano le biciclette sulla pista e corrono a nascondersi sotto il ponte. Le biciclette vengono spazzate via da una folata di vento e Yoshiyuki ha un attacco di diarrea. Dopo la pioggia, la famiglia raccoglie le proprie cose danneggiate e malconce. La bicicletta di Kenji è una gomma forata, gli occhiali di Mitsu sono i frantumi, un sacchetto di riso è strappato e Yoshiyuki si sta ammalando completamente per l'avvelenamento di acqua del fiume. I figli si recano quindi al supermercato più vicino e comprano diversi oggetti, fra cui del cibo per gatti. Nel frattempo Yoshiyuki rimanisce e cerca senza successo di accendere il fuoco con l'attrito. Yu assaggia il cibo in scatola e lo sputa con disgusto. Tuttavia, il 22° giorno, la famiglia mangia già volentieri cibo per gatti. Presto incontrano un'altra famiglia sulla pista. Queste persone sono molto più adattate alla sopravvivenza. Ridono, giocano a carte, bevono tè e mangiano pesce secco. La simpatica famiglia spiega a Suzuki che l'acqua può essere presa da ruscelli di montagna. Il pesce deve essere trattato con il fumo e anche alcune piante possono essere mangiate. Uno dei ragazzi fotografa gli esausti e Suzuki con una macchina fotografica e promette di inviare loro una foto. Solo Yoshiyuki non è contento delle nuove conoscenze. Le famiglie si separano presto. I Suzuki si recano in una grande città nella speranza che lì ci sia l'elettricità. Il 43° giorno la famiglia raggiunge la meta, ma anche qui non c'è luce. Yu è la prima a cedere e rimprovera il padre per tutti i problemi. Kenji e Mitsu seguono l'esempio. Impotente, Yoshiyuki si siede a terra. Dopo qualche tempo, la famiglia si reca in auto all'acquario. Gli operai hanno catturato tutti gli animali e sono pronti a dare da mangiare a chi lo desidera. I Suzuki fanno una lunga fila per avere il cibo, ma non ottengono nulla. Yoshiyuki cade in ginocchio e implora di sfamare almeno i suoi figli, ma non c'è davvero più cibo. Il 67° giorno, la famiglia arriva a un villaggio lontano. Fanno una sosta e scorgono maiale in mezzo a un campo. I Suzuki iniziano subito a inseguirlo e dopo diversi tentativi falliti, Yoshiyuki riesce a ucciderlo, ma nessuno sa come macellarlo. Proprio in quel momento, un anziano contadino di nome Takanasan si avvicina a loro e finisce lui stesso il maiale. Poi porta la famiglia a casa sua. Qui i Suzuki possono finalmente bere. L'uomo spiega che i maiali sono scappati dalla fattoria e chiede a Suzuki di aiutarlo a catturarli. Per questo, permetterà loro di alloggiare in casa sua. La sfortunata famiglia accetta tutto. Takanasan offre loro un pasto abbondante. Yu mangia carne di maiale e piange per la fame. In seguito, la famiglia, disgustata, aiuta il contadino a macellare il maiale. Ma presto si abituano e le cose vanno bene. I Suzuki lavorano tutto il giorno e la sera si immergono finalmente nella vasca da bagno, provando un piacere indescrivibile. Takanasan dà loro dei vestiti puliti e si sistemano per la notte. La sera, Mitsu prende per mano il marito, il che significa che è pronto a perdonarli tutti i vecchi rancori. Una settimana dopo, i Suzuki si sentono già sicuri nel villaggio. Aiutano Takanasan in tutto e per tutto e lo invita la famiglia a rimanere con lui per sempre. Tuttavia, Suzuki si rende conto che il padre di Mitsu li sta aspettando, il che significa che devono spostarsi a Kagoshima. Takanasan dà loro molta carne per il viaggio e la famiglia parte. Tre giorni dopo arrivano a un fiume senza ponte. Ma Yoshiyuki non si dispera e inizia a raccogliere una zattera dai tronchi sulla riva. Gli altri lo aiutano. Quando la zattera è pronta, la famiglia passa all'altra sponda. Inizia un forte acquazzone. Yu e sua madre stanno attraversando la riva opposta e devono fare un altro viaggio per portare le biciclette. Ma la zattera sta cadendo a pezzi e le biciclette stanno affondando. Nel tentativo di salvare almeno qualcosa, Yoshiyuki sparisce improvvisamente. Quando smette di piovere, Kenji trova il relitto della zattera e la parrucca di suo padre. Tutti capiscono che Yoshiyuki è morto. Il 94° giorno sta per arrivare. I Suzuki superstiti seguono le tracce verso Kagoshira. Mitsu resta indietro rispetto ai figli e piange il marito. Rifiuta persino il cibo. Yu sta mangiando carne di maiale e nota un cane randagio. Dà l'animale della carne e presto la famiglia viene raggiunta da un intero branco di cani randagi affamati. Attaccano lo zaino di Mitsu con un ruggito. La donna cerca di reagire, ma
inciampa rotola giù per il pendio. I figli accorrono per aiutare la madre e vedono che si è rotta una gamba. Superato il dolore, Mitsue cerca di andare avanti, ma il branco di cani si avventa di nuovo sulla famiglia con un ruggito affamato. I Suzuki capiscono che stanno per essere mangiati e per impotenza si siedono proprio sulle rotaie. Ma poi si sente il fischio di una locomotiva nelle vicinanze. Il treno spaventa i cani e si ferma davanti ai Suzuki. Poi la famiglia continua il suo viaggio sul treno. Quest'ultimo ha acqua, cibo e persino un medico che ingesta la gamba di Mitsu. Tutto sta migliorando, ma ricordando il padre, i bambini piangono inconsolabilmente. Nel frattempo, Yoshiuki si sveglia sulla riva del fiume. Lui stesso non capisce come sia riuscito a sopravvivere. L'uomo, esausto, riesce a raggiungere il campo vicino alla ferrovia. È seduto, appoggiato al trattore, quando improvvisamente sente il rumore delle ruote di una locomotiva a vapore. Yoshiuki non ha la forza di saltare in piedi e richiamare l'attenzione. Poi si ricorda del razzo di segnalazione che ha tenuto in tasca per tutto questo tempo. L'uomo accende il razzo e la famiglia lo scorge dal finestrino del treno. I Suzuki chiedono di fermare urgentemente il treno e di correre dal padre. Ora tutta la famiglia è riunita. Yoshiuki getta via la parrucca e decide di iniziare una nuova vita. La sua famiglia diventa più amichevole e percepisce tutti i problemi con una risata. Il 108° giorno, i Suzuki arrivano finalmente al villaggio costiero di Kagoshima. Qui vengono accolti felicemente dal padre di Mitsu. Dopo 2 anni e 126 giorni, gli uomini hanno già imparato a pescare come pescatori accaniti. Yu è diventata una splendida sarta e Mitsu aiuta il padre a coltivare i pomodori. I Suzuki vivono felici e senza fronzoli. La mattina presto, Yoshiuki si sveglia con degli strani suoni. Va nella dispensa con le vecchie cose e trova un orologio a cui è suonata la sveglia. Immediatamente la radio inizia a funzionare e le luci si accendono. Non possono credere ai loro occhi. Qualche tempo dopo, la famiglia torna a Tokyo. Qui la vita è in fermento. I presentatori degli schermi trasmettono che 2 anni e mezzo fa, per una ragione sconosciuta, c'è stata un'interruzione di corrente in tutto il pianeta. Con la trasmissione in sottofondo, Yui si sta recando un circolo di cucito e Mitsu sta preparando una zuppa con polpette e pesce fritto. Suzuki ha trovato un equilibrio tra i benefici della civiltà e le utili e semplici gioie della vita. Quando tutta la famiglia si riunisce sulla soglia di casa, il postino porta loro la fotografia scattata con una macchina fotografica. Nella foto, i Suzuki si trovano affamati e malandati in mezzo all'autostrada per Kagoshima. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.